Ciao a tutti, benvenuti alla rassegna stampa di Scherzo Moderato. Oggi aspetto ovviamente qualche amico che si colleghi alla diretta. Prima di cominciare, ovviamente, come da titolo e come da anticipazioni, voglio fare qualche riflessione e qualche commentino. Eccoci, alcuni amici iniziano a collegarsi, qualche commentino sulla notiziona del giorno, notizione di ieri, che ovviamente oggi poi verrà assolutamente discussa su tutti i giornali, giornaloni, giornalini, televisioni, televisioncine, commentatori vari ed eventuali, che giustamente, insomma, l'elezione del capo dello Stato è una cosa importantissima e quindi giustamente ne parlano tutti. Ora, come sapete, io vivo all'estero, sono avanti di 3 ore. Ok, quindi partiamo da questa cosa. Ieri sono uscito di casa, che c'era qualche vocina, qualche gossip, no? Sul fatto che l'elezione sarebbe stata un accordo fra i vari partiti che avrebbe portato finalmente alla conclusione di questo circo elettivo di tutti i giorni in cui c'erano le fumate nere e si sarebbe arrivati alla conclusione che Mattarella era la soluzione migliore per garantire continuità per gli italiani e via discorrendo. E mentre ero in macchina ieri, tra l'altro ho fatto un post, come avete visto, ieri sera sono andato a un concerto perché a Dubai si vive ancora rispetto a Depressolandia, ovvero l'Italia, dove il governo cerca in tutti i modi di chiudere gli italiani il più possibile. Mentre ero in macchina mi dicevo, sì, però chi è che voterà Mattarella? Che sono i partiti che faranno una cosa, che daranno di nuovo un secondo mandato. Perché il primo partito, e qui era la mia prima riflessione, sono i 5 Stelle, per numero di grandi elettori, perché quello lì viene votato dai parlamentari, senatori e rappresentanti delle regioni. Nel 2018, quando è stato formato il Parlamento che attualmente abbiamo, i più votati sono stati 5 Stelle. E io mi dicevo, ma sarà che 5 Stelle votano un presidente votato, ricordiamoci, nel 2015 contro la loro volontà. Nel 2015 i 5 Stelle erano assolutamente contrari a Mattarella, ma perché? Perché era un presidente che, tanto per cambiare, era un presidente della restaurazione, del conservatorismo politico. Era il presidente messo lì da Matteo Renzi, dal Partito Democratico, e loro si erano sempre scagliati molto contro l'elezione di Mattarella. Ma non è solo questione del 2015. Andiamo un pochino avanti con gli anni. La Cadrega, bravo Giuseppe Gasparin, la Cadrega è la parola giusta per questa ennesima elezione. Andiamo avanti di qualche anno, sempre nelle mie riflessioni, ero lì che ci pensavo, dicevo, ma l'anno 2018, quando i 5 Stelle si sono confermati appunto essere il primo partito d'Italia e quindi avevano la responsabilità di formare il governo, Sergio Mattarella non ha fatto quello che è il ruolo del Presidente della Repubblica, ovvero l'arbitro imparziale. Al contrario, Sergio Mattarella fece assolutamente una serie di interventi per veicolare quelli che potevano essere gli accordi e la formazione del governo. Vi ricorderete alcuni ministri che Mattarella disse no, assolutamente no, quindi non fu un arbitro imparziale, ma cercò in ogni modo di imporre il suo volere, tant'è che l'allora capo del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, in una famosa sclerata che fece sui social network, disse che il Movimento 5 Stelle avrebbe chiesto la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica. Ora, al di là del fatto che quella è stata un'altra delle varie capriole politiche del Movimento che poi si è rimangiato tutto, al di là del fatto che non chiedi la messa in stato di accusa, magari per una cosa del genere, rimane il fatto che c'erano dei motivi per cui i 5 Stelle erano arrabbiati, e i motivi erano che Mattarella stava cercando di imporre una sua visione sulla formazione di un governo che era stato eletto dal popolo e che quindi erano i partiti vincitori a scegliere, non Mattarella. Ok? Quindi mi sono detto, mentre facevo tutte le mie riflessioncine, ho detto, vabbè, i 5 Stelle, secondo me, non lo voteranno. Però, se non lo votano i 5 Stelle che hanno così tanti voti, vuol dire che Mattarella, per arrivare a un Mattarella bis, avrà bisogno
Di chi altro? Dei voti magari del centrodestra. Ma chi è nel centrodestra che lo vota? Berlusconi? Berlusconi che lui stesso si era candidato a fare il presidente, che una volta mandata fuori la sua candidatura, che come ho detto spesso, come ho detto anch'io stesso, non era credibile, però ha mandato avanti la Casellati, che comunque è già una figura istituzionale, perché sta facendo la presidente da 4 anni e quindi poteva diventare presidente della Repubblica, giusto? Quantomeno in linea teorica, a parte il fatto che la Casellati è una berlusconiana di ferro, quindi tanto valeva votare Berlusconi. E quindi mi sono detto: è impossibile che Berlusconi voti contro il suo stesso interesse, voti nuovamente con il centro-sinistra. Dopo tutte le volte in cui, già in occasioni precedenti, ha votato con il centro-sinistra contro il suo interesse e contro, immagino, anche la volontà di molti suoi elettori. Da Mario Monti, il governo Mario Monti, il governo delle tasse, il governo che ha veramente afflitto l'economia italiana e i piccoli imprenditori italiani, stava su quel governo con Berlusconi. Quando nel 2013 finalmente si è andato a votare, Berlusconi disse: "Ah, però l'esperienza di Mario Monti non la ripeteremo mai più, non si vedrà mai più un centrodestra, soprattutto il mio partito, che appoggia un governo assieme alla sinistra". 2013 ci sono le elezioni e Letta di nuovo trova l'appoggio anche di Forza Italia. Poi c'è stato il patto del Nazareno con Renzi, poi c'è stato due pezzi grossi di Forza Italia che comunque hanno appoggiato Berlusconi, scusate, Gentiloni, e quindi nuovamente ci ritroviamo Berlusconi che appoggia quello che doveva essere l'anticomunista, eccetera, 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 che appoggia il centro-sinistra. E io dicevo: no, non è possibile, sto giro non lo fa. Poi chi abbiamo? Abbiamo Salvini. Salvini, il quale era cominciato in gran cassa dicendo e promettendo anche agli elettori, forte anche di, insomma, di un certo vantaggio elettorale che ha il centro-destra sulla centro-sinistra, visto che abbiamo 15 regioni in mano al centro-destra. Tutte le ultime elezioni sono state dei bagni di sangue per il centro-sinistra. Finalmente Casini dice: "E ora vi prometto, l'ho detto in ogni lingua, che è il momento per un presidente della Repubblica che sia di tutti e soprattutto che non sia espresso dalla sinistra". Ci promise a due: "Assolutamente, è il momento, è la volta, questa volta sì". È partito con la voce del leone, è finito miagolando come un micio bagnato. Fino a 2 giorni fa, vertice di centrodestra con Casini, scusate, Meloni, Salvini, Berlusconi, escono fuori dal vertice dicendo: "Di sicuro il centrodestra è compatto nel dire che no, non si avrà un Mattarella bis, non lo voteremo mai". Questo era 2 giorni fa e ieri è stato votato Mattarella e guardando i voti non si può assolutamente pensare che non sia stato votato anche da quelli della Lega. Quindi nuovamente diciamo che ci sono un bel po' di contraddizioni che però poi sono contraddizioni politiche che perdono, che portano inesorabilmente a perdita di credibilità. Salvini che nel 2018, quando si faceva il primo governo, aveva sempre in bocca: "Io sono un uomo di parola, quello che dico io è sempre cosa assolutamente credibile perché io sono un uomo vero, concreto, eccetera", negli ultimi 4 anni ha fatto una tale quantità di capriole, di giri, di panegirici, di torni indietro, di cambi di idea, che veramente si fa fatica a pensare che sia ancora non solo un politico credibile, ma anche una persona, un essere umano credibile. Però anche lui, evidentemente, ha pensato, è stato illuminato ieri, ha avuto un'illuminazione divina in cui ha capito che Mattarella, evidentemente, era l'unica possibilità, la scelta migliore. Però questo ci porta anche a una riflessione. La riflessione da fare è: su 3 partiti di centrodestra, 2 su 3 hanno scelto nuovamente un presidente
espresso e voluto dal centro-sinistra. Cosa vuol dire? Vuol dire che evidentemente loro stessi non credono, non sono disposti a combattere fino veramente all'ultimo, allo stremo, per avere una persona che sia espressione della cultura di centrodestra. Cioè, loro non credono che in mezzo a tutti i decine di milioni di italiani che votano centrodestra non si possa tirare fuori uno che abbia più di 50 anni, che abbia una figura istituzionale, politica, una storia, una carriera all'interno non solo delle istituzioni, ma anche della vita civile, per poter rappresentare il centrodestra e per poter essere un buon presidente della Repubblica. La cosa è un po' preoccupante, secondo me. Poi, fra l'altro, è una riflessione che ho sentito fare pari pari a Giorgia Meloni ieri. Quindi diciamo che da un lato c'è una grossa perdita di credibilità della politica in generale, perché non sono riusciti a tirar fuori un altro candidato e quindi hanno dovuto andare di nuovo da Mattarella a dire per piacere fatti qualche altro anno come fecero con Napolitano quella volta, poi si vedrà. E nello specifico dei partiti di centrodestra. Ora però non è solo una questione del centrodestra. Il Movimento 5 Stelle, tanto per cambiare, si è rivelato completamente inconsistente, non si è visto, non pervenuto, non si sa quali erano le loro idee. Hanno fatto giusto una butade così, un nome lanciato lì che è durato più o meno da Natale a Santo Stefano. Ok? Ma anche il Partito Democratico per certe cose non ci ha fatto una bella figura. Pensiamo per esempio al fatto che da destra è arrivata la candidatura della Casellati, una donna. Cioè, quelli, il Partito Democratico che è fissato ogni minuto della giornata con le quote, perché c'è Livia Turco che vuole le quote nere, le quote rosa devono essere messe dappertutto, non sono stati in grado di fare una sola candidatura di una donna. Fra tutti i loro eletti, elettori, i loro professionisti, i loro tesserati, non sono riusciti a tirar fuori il nome di una donna, perché le uniche due donne sono state la Casellati, proposta dalla destra, e la Belloni, che è stata proposta da Casini, da Salvini, insieme anche con l'appoggio di Conte. Conte che però si è vista in questa occasione non aveva poi il controllo sui suoi stessi parlamentari, perché loro stessi non l'hanno votata. Ok? Ora, quindi se la politica in generale non ci ha fatto una bella figura, nello special modo due terzi del centrodestra non ci hanno fatto una bella figura, chi ci vince? Chi è che ci ha guadagnato qualcosa? E qui viene un attimo un paio di riflessioni. Secondo me il primo comunque che ci fa politicamente la sua figura e può di nuovo mettere la sua bandierina è Matteo Renzi. L'odiatissimo Matteo Renzi, che io ho criticato in mille occasioni, mette la sua bandierina. Perché? Perché Mattarella è un suo uomo. Mattarella nel 2015 c'era Renzi che comandava il Partito Democratico, è lui che ha scelto Mattarella. E se adesso viene confermato, vuol dire che era l'uomo giusto, che Renzi aveva fatto la scelta giusta, che in 7 anni non è venuto fuori nessun altro da nessun'altra parte che poteva essere un buon presidente della Repubblica e quindi il miglior allenatore, quello che ha fatto il miglior calciomercato, se vogliamo chiamarla così in maniera un po' colloquiale, è Renzi. Nel 2015 ha fatto la scelta giusta, talmente giusta che è stata riconfermata nel 2022, cosa prassi che fra l'altro è abbastanza scandalosa. Ricordiamoci che il Presidente della Repubblica, che viene rieletto, è successo solo in due occasioni. Questa è la seconda, la prima volta con Napoletano, la seconda, Napolitano, la seconda volta a questo giro. Però non è una cosa normale perché i padri costituenti, quelli che hanno fatto la Costituzione, avevano previsto che ci fosse la possibilità di rieleggere il Presidente della Repubblica solamente in casi gravissimi, come se l'Italia era in guerra. Cioè, tu sei in guerra, ti scade il mandato del Presidente della Repubblica, ma in una guerra, cioè una guerra. Adesso che guerra è? La guerra agli italiani per chiuderli in casa e mantenendo le cose come stanno con Mattarella lì e Draghi dall'altra parte, la guerra evidentemente i politici la stanno vincendo. Quindi il primo vincitore, secondo me, è Renzi. Ovviamente poi questo è un video di discussione, quindi apprezzerò qualsiasi commento che vorrete fare. Il secondo vincitore sono tutti i parlamentari che erano terrorizzati al pensiero che eleggere un presidente diverso sia da Mattarella che da Draghi, il quale voleva diventare presidente,
avrebbe portato anche il governo a cadere. La prossima legislatura, ricordiamoci, sarà una legislatura con molti meno parlamentari e molti meno senatori. Perché? Perché il 5 Stelle, una delle poche cose che è riuscito a portare a casa, che aveva nel programma elettorale, è stato quello del taglio dei parlamentari. Questo vuol dire che c'è già un sacco di gente che sa che lo stipendio e i privilegi da parlamentare sono in scadenza. E quindi meglio procrastinare la scadenza fino al termine naturale, che saranno le elezioni l'anno prossimo, nel 2023, rispetto a avere l'incognita di andare in campagna elettorale, vedere se magari si torna a fare i venditori di bibite allo stadio piuttosto che altri lavori umili come tutti gli esseri umani. E quindi, di nuovo voglio citare Giorgia Meloni, che ha fatto una metafora che mi è piaciuta: hanno barattato 7 mesi di stipendio e di poltrona in cambio dando agli italiani 7 anni di presidente Mattarella. Quindi, secondi vincitori sono i poltronisti di professione. Terzo vincitore, anche se vorrei definirlo un semi-vincitore, diciamo uno che è riuscito a parare un colpo che forse poteva essere letale, è Mario Draghi. Mario Draghi, malgrado non, istituzionalmente non sia uno che si butta, cioè non è uno che dice le cose manifestamente, ma Mario Draghi, lo vedete, è uno molto istituzionale, no? Si fa vedere poco, dice poco, quando dice, dice, non dice. Però lui voleva diventare presidente della Repubblica, lo considerava la naturale e finale evoluzione del suo percorso, della sua carriera da uomo delle istituzioni, dalla BCE fino a presidente della Repubblica. Lui lo voleva tantissimo. Lo voleva tantissimo, tant'è vero che molti temevano che se non fosse stato eletto presidente della Repubblica sarebbe caduto il governo perché lui se ne sarebbe andato. Con questa soluzione, però, i partiti mettono una pezza. Perché lui non può assolutamente andarsene adesso con di nuovo Mattarella che è presidente. Ma d'altro canto, come dicevo, lui ha parato il colpo, perché cosa succede? Che l'anno prossimo si va a elezioni. Una volta finite le elezioni e quindi scaduto il suo naturale mandato, lui è libero di candidarsi a presidente della Repubblica, perché sappiamo che, quantomeno secondo me, una previsione che faccio, Mattarella non si fa i 7 anni che prevede la Costituzione, ma farà come Napolitano e si dimetterà adducendo le ovvie e giuste questioni legate anche alla sua età, perché a un certo punto uno non ce la fa più, ok? Quindi la mia previsione è che fra qualche anno, dopo le elezioni, diciamo un paio d'anni, Mattarella si dimette, Mario Draghi, che non è più primo ministro, si candida a fare presidente della Repubblica, anzi, come ha fatto in questo caso, non sarà lui a candidarsi, ma farà andare avanti qualcun altro a dire, insomma, a promulgare, a supportare la sua candidatura. Ultimo vincitore, e io in genere chi segue questa rubrica sa che non cerco di evitare di fare complimenti a politici, perché non vorrei mai che qualcuno dicesse che mi schiero da una parte o dall'altra. Io cerco di fare informazione, magari di dare qualche spunto di riflessione, però oggettivamente, nel campo del centrodestra, se ne ho criticati due su tre, vuol dire che c'è una terza persona che invece ha fatto una figura, diciamo, buona. Diciamo, quantomeno, la figura di chi rimane coerente con le proprie idee. Sto parlando di Giorgia Meloni, che ha mantenuto dritto, diciamo, la barra, della nave e delle idee dall'inizio alla fine. Il timone è sempre stato in una direzione, quello di portare a casa un presidente che non fosse espressione del centro-sinistra, visto che è da 40 anni che ci becchiamo presidente, quantomeno per la mia esperienza di memoria, non vado poi a guardare quello che è successo in passato. È rimasta coerente con le sue idee, è rimasta coerente anche nel modo di relazionarsi ai suoi colleghi di coalizione, quindi Berlusconi e Salvini. E però in questo caso diciamo che è quella che si becca la fregatura, perché gli altri hanno fatto comunella tutti insieme e lei è stata messa di nuovo in disparte. Quello che poi è la normale cosa che abbiamo visto negli ultimi anni, visto che alla fine Berlusconi e Salvini fanno parte del governo, Fratelli d'Italia è fuori dal governo. Ora, la domanda quindi finale è: ok, ci ha fatto diciamo una bella figura di fronte agli elettori per la sua coerenza, per l'essere una persona che non fa capriole, che non si rimangia quello che ha detto? Sì, porterà dei benefici in termini politici? Lo potremmo dire entro un anno, perché fra un anno gli italiani,
ma al massimo un anno, saranno chiamati alle elezioni politiche e ci saranno, secondo me, molte novità. La Lega sarà ancora forte come è stata nel 2018 e come è stata alle elezioni europee? Non credo. Forza Italia esisterà ancora? Il Movimento 5 Stelle, che era il partito veramente oceanico, e adesso secondo me, oggi faccio anche previsioni, cose che non faccio mai. Secondo me ve lo dico subito, il Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni, se arriva al 10%, è già grasso che cola, ma tantissimo. Non arrivano neanche al 10%. Però, la domanda quindi che faccio voi? E che secondo me è quella interessante, sarà fra un anno quello che è successo oggi. Sarà una carta politica spendibile per Giorgia Meloni che è rimasta coerente con le sue idee rispetto agli altri che hanno fatto 10.000 capriole? Vi lascio con questo punto di domanda, sperando che ognuno di voi mi faccia il suo commento e magari mi dia anche un like o vogliate condividere questa pagina che per far girare sempre un po' di informazione che cerca di essere meno schierata possibile. Detto questo, ringrazio tutti quelli che stanno guardando questa diretta. Vedo che siamo quasi 200 persone, molto bene. Quindi leggerò poi con calma tutti i vostri commenti e risponderò ove possibile. Fra l'altro, fra poco devo andare a Expo perché devo fare un lavoro, quindi direi che di tempo non ne ho tantissimo. Però, come sempre, ci vediamo al prossimo video. State informati.